Scusi, così. È la prima volta che viaggi in aereo? Purtroppo. Si vede, muore. Ragazzi, che paura che... Ma perché hai così paura? Andiamo, siamo nel 1973, non c'è più da aver paura a viaggiare in aereo. Le statistiche, caro mio, parlano chiaro. Ma lei le ha controllate le statistiche? No, non le ho controllate, però so che ci sono. Ci sono e parlano chiaro, dicono per esempio che ci sono molti più incidenti in macchina che in aereo. Oggi guardi diretta a me, scherzi dal mezzo meccanico, non c'è più da aver paura. Perché... Sì, ma quel pilota? Il pilota, oh andiamo, non parliamo dei piloti, i piloti sono degli assi, sa. Oh, inchiodate i comandi, gli impavidi, sprezzanti del pericolo, senza contare poi le hostess, ah, gli angeli azzurri, la loro proverbiale cortesia, gentili, pronti, qualsiasi cosa chiedi. Ah, signorina, mi porta l'aranciata, per favore. Ma chieda sua sorella. Come la sorella? Ma, è la proverbiale cortesia dell'angelo azzurro. Dove Maria, chiedi? Vieni qua, disgraziata. Dimmi il nome di quell'uomo, ti do due schiaffi davanti a tutti. Poi, ma lei, scusi, ma lei non è il pilota? Sì, sono il pilota e con questo... Ma cosa ci fa lei qui? Ma non si preoccupi, c'è il pilota automatico. Sì, ma io non voglio mica morire automaticamente, sa? E neanche signore qui... Poi questo è già morto, su, bello, su, bello, su. Su, per piacere, ritorni in cabina. No, che... se prima la mia fidanzata non mi ha detto il nome di quell'uomo. La fidanzata? Chi è sta fidanzata? Eccola là, avanti, vieni qua. Maria, vieni qua. Dimmi il nome. Maria, venga qua, dica il nome. Avanti. Avanti. Lo so che è un mio collega, il nome. Il nome? Il nome? Il nome è Ponzio. Chi è questo Ponzio? È Ponzio pilota, un suo collega, cugione. Maria, o mi dici il nome di quell'uomo, io non mi muovo da qua. A costo di far sfracellare la parete. No, non facciamo scherzi, per favore, Maria, glielo dica questo nome, su. Ma non ho niente da dirgli. Non ho niente. Se lui non ha più fiducia in me, allora vuol dire che l'amore è morto. Vabbè, sarà morto l'amore, ma cerchiamo di sopravvivere noi, perché... Torre di controllo, chiama F4. Vuole andare a rispondere, per piacere, che con la Maria ci penso io. Senta, Maria, c'è chi ragiona. Torre di controllo, chiama F4. Non ho ancora risposto quello lì. Senta, venga, signorina Maria, venga per piacere. Risponda a lei, qual è il telefono qui? È lì, ecco, bravo. Qui F4. Ah, sei tu, Marcello? Sì, arrivo tra mezz'ora. A cena insieme? E forse anche Giovanni? La sente? Marcello, Giovanni! E poi ci deve essere anche quello lì, quel Ponzio! No, Ponzio me lo sono inventato io, Ponzio non esiste! Ah, c'è anche Ponzio! Oh, benissimo! Allora è vero che mi tradisce, lei lo sapeva! Ma no, cosa adesso? Ciao, sto arrivando, ciao! No, tu non arriverai, perché adesso io lo faccio finito! Io mi butto sulla prima montagna! Oh, non mi farete! È un vigliacco, non farebbe mai una cosa del genere! Avanti, fammi vedere, buttati su quella montagna, su, così ci facciamo quattro risate. No, guardi, a me quella montagna lì non mi fa mica tanto ridere, sa. Ma perché lo esorto ad andare sulla montagna? E lei, Giovanotto, ma perché vuole morire, scusi? Perché non sopporto l'idea di essere un corno. Non lo dica, andiamo, sono cose che non si devono neanche pensare. Invece lui le pensa e non si rende conto che se io sono nervosa è proprio perché lui mi trascura, perché pensa sempre al lavoro, all'aereo, a tutte queste manopole. Ma lasci stare, per favore, lo giuro, concentra lui che mi preoccupa, ci si mette anche lei adesso. Lei, benedetto pilota, perché mi trascura la Maria, povera donna? Ah, io la trascuro, eh? Io la trascuro. Chi? Ma le chieda un po' cosa faceva mentre io ero sulla Parigi, New York, Parigi. Ah, beh, non lo so. No, avanti, glielo chieda. Io glielo devo chiedere. Ma visto che la difende, glielo chieda lei. Ma io... Oh, signor, ma tu diceva Maria, cos'è che faceva? Dove era lì? Parigi, New York, Parigi. Sulla Parigi, è facile per lei, per me è uno show di lingua. Sulla Parigi di New York e ritorno lì a Parigi. Dove, cosa faceva? Quello che mi pare. Mi pare che faceva quello che le pare. Ha visto? Non vuol dire che mi faceva le corna. Non dica, per piacere, andiamo. Povera Maria, come fa a dire una cosa del genere? Si vede che è una donnina di casa, qua basta guardarla, che si vede tutta casa e Boeing. E lei come lo sa? Lo so perché io viaggio molto e se ne parla in giro. Ah, sì, sai, gli aerei sono piccoli, la gente mormora. Sa come la chiamano a Milano? La suora di Linate, pensi? A Roma l'educanda di Fiumicino e a Napoli Santa Maria di Capodichino. Ma non mi faccia ridere, io non ci credo, lei lo dice così per consolarmi. No. Io mi butto! Buttati! Ti troviamo tutti insieme, anzi il signore qui gentilmente ci fa anche compagnia. No, signore ringrazia, ma declina gentilmente l'invito. E lei, andiamo, anche lei, ma perché fa così, scusi?
Lei è gelosa, lei. Le vuol bene perché è geloso, tutto lì. Anche lei sarà gelosa di lui se le vuol bene, no? D'accordo, però se c'è un po' di fiducia, allora c'è amore. Sì, ecco. C'ha ragione Maria, c'ha ragione. Non può tormentarmi così, capito? Non può tormentarmi. Perché non ce la faccio più, ecco. Io capisco, sì, nanna, sì. Non ce la, lei non può tormentarla, così, povera Maria. Non la Non ce la fa più, Sono io che non ce la faccio più. Insomma, Maria, vieni qua, dai. Facciamo la pace. Maria, faccia la pace, Maria. Maria, dammi un bacio. Oh, sì. No. Dio un bacio, Maria, andiamo per un bacetto, su un bacetto. Io. No. Lo vede, non me lo vuol dare. Dio mi ammazza. No. Ma siamo matti, noi ci ammazziamo per un bacio, ma oh, ma glielo dia sto bacio, se no. C'è in ballo. No. Maria, per piacere, dio sto bacetto, su da brava. Ma ha detto di no, ma però mi ha fatto l'occhietto, ha detto, poi glielo faccio loro. Ha detto, no, lascia il manubrio. Ma c'è il pilota automatico. Ma non me ne frega niente dell'automatico. Qui tenga il manubrio come se fosse Girardengo. Che adesso vedrà che la Maria il bacetto glielo dà. Lei chiude gli occhi. L'automatico lei lì, il pilota. Brava Maria, visto che gliel'ha fatto il bacetto. Maria! Ma che Maria, è lui che ti ha baciato, non hai sentito la barba? Lei, ma come si permette? È un bacetto senza malizia però, vero? Ho visto, non ha avuto il coraggio di baciarmi perché ha la coscienza sporca. No. Io sono un conno, dica per piacere. Io mi butto sulla montagna. È passata, siamo sull'aeroporto, non vedi che è Fiumicino? Ah sì? E allora io mi butto sulla pista, faccio un buco così. No, che Fiumicino è già pieno di buchi, per piacere. Dobbiamo farle degli altri, non facciamo i bambini che siamo arrivati. Insomma Maria, basta. Mi sento poco bene. Mi hai tradito, sì o no? Io lo dico Maria, l'ha tradito sì o no? Ma no, ecco. Ma come hai pensato una cosa simile, come? Dimmi. Ho potuto pensare a quello simile. Stupidone. Vai, tue mani sul manubrio per piacere. Senta, piano che ci facciamo questo atterraggio qui senza distrarsi, Lei vada piano per piacere. Ma ce l'ha fuori il carrello, ce l'ha tirato fuori il carrello. Gli ha detto, ma anche lei, ma prima noi, sì, calma, piano, piano che c'è il passaggio pedonale lì, piano. C'è il distributore, piano, frena, pilota. Frena. Ecco. Siamo arrivati. Oh, siamo arrivati. Non si vede. Almeno mi pare. Senta, sento poco bene. Senta, non c'è pericolo che con l'automatico questo riparta? No, non c'è nessun pericolo. Senta, per piloti di freno a mano. Mi dia la chiavetta, per piacere. Ecco, la chiavetta non parte più. Pilota. Sì? Cornuto!